questa puntata, le politiche di integrazione della provincia di Bologna, tra corsi di alfabetizzazione e il Consiglio degli Stranieri. Dei 4 milioni di stranieri residenti in Italia, sono oltre 400.000 quelli che vivono in Emilia-Romagna, pari al 9,8% della popolazione complessiva. È la fotografia scattata dal rapporto Caritas Migrantes per il 2007. Se restringiamo ulteriormente il campo, gli stranieri in provincia di Bologna sono 75.277, 33.602 a Bologna città. L'aumento è del 14,4% nell'ultimo anno ed è l'area della montagna che è la maggiore attrattiva. La percentuale cambia anche per fasce d'età. Il 16% dei nati in provincia di Bologna è straniero, percentuale che sale al 19% in città. La lingua costituisce la principale porta d'accesso per un paese. Attraverso la conoscenza della lingua, che è un elemento fondamentale, si impara a convivere, si imparano le regole di una comunità, si imparano anche i percorsi. La giunta di Palazzo Malvezzi ha approvato nei giorni scorsi un piano di alfabetizzazione, cultura ed educazione civica italiana. È un finanziamento che ci è stato assegnato dalla Regione Emilia-Romagna e quindi abbiamo pensato di organizzare dei corsi, che saranno ben 54 su tutta la provincia, rivolti appunto all'alfabetizzazione dei cittadini stranieri, perché pensiamo che questo sia un grande strumento di integrazione e di diffusione anche, come si dice oggi, dei diritti e dei doveri dei cittadini stranieri, ma anche naturalmente di quelli italiani. Potranno usufruire dei corsi più di 600 persone, per la maggioranza donne. La provincia di Bologna ha sviluppato questo, ha progettato questo piano di alfabetizzazione alla lingua italiana, che contiene sia corsi appunto di lingua, ma anche corsi di cultura ed educazione civica, in collaborazione con i comuni del territorio provinciale. Vi sono alcuni corsi particolari, per esempio mi viene in mente quello che verrà realizzato nella zona di Imola, rivolto alle mamme straniere insieme ai loro bambini, oppure il comune di Bologna che dedicherà un corso ai detenuti stranieri nella casa che sono detenuti nel carcere di Bologna. Noi vogliamo una società basata sul rispetto reciproco e con diritti e doveri pari. A Bologna nel dicembre 2007 è stato eletto il Consiglio Provinciale dei Cittadini Stranieri, composto da 30 consiglieri e il primo organismo elettivo di rappresentanza per queste comunità. Sono 30 consiglieri, si parla, vengono fatti emendamenti, c'è proprio un lavoro burocratico, tecnico e politico. Il percorso di integrazione passa anche per la partecipazione alla vita politica del paese. Dobbiamo cominciare a lavorare insieme oggi. Il nostro consiglio sta creando una serie di proposte, una serie di documenti e ne abbiamo scritto anche il governo, anche lo stesso ministro degli interni. Raccogliamo e prepariamo dei documenti, poi mandiamo avanti. Questo è il nostro lavoro. Questi gli appuntamenti in calendario per la provincia di Bologna.